Allora, c'era uno che era scappato con la barca e noi lo stavamo inseguendo ed eravamo giusto giusto attaccati sul lato della barca durante un mare in tempesta, perché se c'è una nave il mare ci deve essere pure una tempesta. E lo andiamo a prendere perché dobbiamo andare a cercare il nostro amico Sally. Sally non si tocca. E la dobbiamo fare stealth. Non lo so. Intanto mi cadono addosso le barche. Molto bene. Davvero molto bene. In realtà non c'è nessuno in questa barca. Me l'aspettavo molto peggio. E io lo sapevo. Avevo visto quella barca lì e ho detto, ma guarda, sicuro che devo andare lì. E infatti vai. Ma siccome poi Nathan è fortunello, si sfascia sempre tutto. Ogni cosa che tocca si rompe. Ok, vai Nathan. Oppela, mi aspettavo una base molto più incasinata con guardie, invece niente. Cioè lui ha preso la sua barca e è scappato. E ho detto non me ne frega niente. Stavo cercando un po' di tesori. In genere ci potrebbero essere in questi anfratti. Certo, non ha molto senso che nella barca c'è un tesoro antico. Però si chiama comunque Uncharted. Vero Phoenix? Non si sa se Nathan è più sfigato o fortunato, perché succede sempre di tutto, però alla fine si salva sempre. Sì, però succedono pure delle cose un po' assurde, tipo che non si attacca quando io premo X. Però va bene. Però ogni volta che salta lui su un ponte, su qualsiasi cosa. Ah, oh Nathan, che vuoi fa? Non si attacca. Ah, ok, adesso si attacca. Con la X non si attaccava. Invece ha fatto tutto da solo, si è attaccato. Va bene. Oh no, cosa? È stealth! Non ci ha visto nessuno. Bene così. Era stealth, signori, eh! Non mi venite a dire che mi sono fatta vedere da tutti. Avete sentito qualche allarme? No. A posto allora. Devo salire. Abbiamo trovato intanto le guardie. Abbiamo trovato guardias. Piano piano. Zitto zitto. Vedi? Vedi che piano piano zitto zitto si fa tutto? Ma tu sono stealth oggi. Ma nel dubbio qua mi danno le armi, che effettivamente non so se sia un bene o un male il fatto che mi danno le armi. Non ci arrivo io. Stiamo cercando di passare sotto. Mi ricordo tutto, che ti ricordi? Ecco, crolla tutto perché sono Nathan Drake, quindi l'unica parte in cui mi vanno a nascondere crolla. Oh! Ma in do cazzo stava questo? Lo becco da qua. Attenzione! Hai vista l'onda? L'onda! Aiuto, aiuto, aiuto! Bello, bello! Queste cose nei competitive ve le sognate! Eh sì, però figlio mio! Però figlio mio, non ti devi incastrare sulla cazzarola di cassa!
amore mio, però. Allora. Dai, due. Bombarda! Donna, non si fa niente! Non si fa niente! Non ce l'ho, fucile a pompa. È morto! Ma guarda un po', se uno ti deve smitragliare! Eh? Oh! Oh, mi diverto. Ma mi diverto. Non ci salì. Come fa? Da qua. No. Tesoro, tesoro. Non puoi non espandere quelle grate. Ma sono quelli super bardati, tipo. Quelli super bardati lo fanno. Finiti? Niente, finiti. Intanto abbiamo trovato anche un coso. Abbiamo trovato un tesoro? Mi senti in colpa? Che hai fatto, scusami? Oddio, Sally, la stiva, no? Grazie per la tricranza, signore. Aiuto! Il mar di mare. I granate sono sempre buone. La sirena. Dritta nella tana del... No, ma gli enigmi non sono mai troppo difficili, cioè nel senso... Drake ha detto proviamo a farlo in silenzio, Io ci provo, Drake, ci provo. Quello cos'è? Fallito, fallito. Ci provo, Drake, ci provo. 2 secondi dopo, ho fallito. Non volevo, volevo farlo stealth. Bastardo, vai, Drake. Tardo. Bastardo maledetto. Oddio, rotola. Io ci ho provato a fare la stealth. Cazzo, hai finito i colpi. Ma poi dico così che hai finito i colpi. Ok. Nate, siamo con 30 proiettili. Nate, ne abbiamo un po' di più. Ma sempre un po' nella merda stiamo? Entrate. Cosa deve uscire su PS4? Proiettile però. Vaffanculo, vai. Ah, God of War, stavo parlando di God of War. Ho visto. Mamma. I progetti sta cambiando fine perché la cintura. Non ci ho mai fatto caso in realtà. Non ci ho mai fatto caso che evente. Piccola curiosity. Infame, infamissima. La miseriaccia infame, infamissima. Eo! Ah, infamissima, infamissima. Così però no, eh.
Eccoci, no, però, Si sono fottuta. Come si dice fottuto in russo? Fottuto! Fottuto! È senza munizioni. Sono senza munizioni, grazie che l'hai detto pure tu, eh! Datemi qualsiasi cosa. Devi morire. Pure tu hai rotto i coglioni. Devi morire. Oddio. Affanculo. Te vedo ma non lo piglio. Mamma mia, God of War è stato bellissimo, ragazzi. Porca miseria che gioco. Che gioco. Vaffanculo. Basta! Affanculo. Oh! Finiti? No, c'è ancora la musica. Finiti? No, poi mi piace il video di Giorella, è bello, 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 bello. Ciao Nutella! Come va? Come va? Entrate! Ma come entrate? Ma che cazzo entri? Trovatelo! Ma che entri? Ma dove entri? Oh, Cazzarola! Mamma mia, la scivolata di Drake! Ok, è finita. La musica è finita, quindi è finito tutto. Oh, grazie al cielo. Oh, siamo riusciti. Posso considerare un film commovente? Che schifo i film commoventi. Signori, Ragnarok cosa? Ragnarok dove? Che Ragnarok? Quale Ragnarok? State parlando di Assassin's Creed? State parlando di Thor? State parlando di Vikings? L'uomo di ferro? Mai visto. Mai devo scendere nella stiva. Io piangevo col gigante di ferro. Ah, che bello il gigante di ferro. Ragnarok di quella fuori. Cacciatore di tesoro intanto. Ah, questo non si era accorto di niente prima. Io non mi sono accorto di lui e lui di me. Tutto a posto. Che sa guardà. Secondo voi riesco ad andare lì? Ah, che bello il gigante di ferro. Mamma mia, i pianti. Gigante, ma tanto sappiamo che lei è intelligente. È intelligente. Ok. Thank you.
Madre, ragazzi, con questi fari così non si vede in ca. Cioè, vi giuro che non si vede niente. Deve essere giù di qua. Ok, ci stiamo, stiamo arrivando, eh? Sì, è ufficiale di Assassin's Creed Vichingo, che dovrebbe chiamarsi Assassin's Creed Ragnarok. Per quello vi dicevo, quale Ragnarok? Ci sono molti Ragnarok. Le maledette valchire, quelle maledette valchire, concordo. Madonna signori, guardate i tesori che sto trovando. Eccolo lì. Stavo per buttare giù, eh. Poi ho visto che qua era giallo e quindi ho deciso di non buttarmi. Sali. Sarà una super trappola. Sarà una super trappola, io lo so. Sali. Non sarà mai Sali. Sali. Almeno non è morto. Eccola. Merda. A proposito di Assassin's Creed, ragazzi, c'è il 2 su Uplay gratis, se non l'avete giocato. Ma è il momento di chiudere la questione. Non l'hai mai avuto, vero? Certo che no. Ho mentito. Ricordi? Non l'ha catturato, Sally. È un pirata. È in testa di cazzo, è un pirata. Sì, avanti, bello, ridi pure. Maledetti pirati! Bam! Bam! Deathshot! Non è morto, è barcollante! E si nuota a fondo, in che senso? Da morì. Oddio, imbarchiamo acqua, signori. Maledetti quelli con lo scudo, quanto non li sopporto. Oddio, la macchina del sbaglio, un sacco di sordi. A macchina. Imbarchiamo alto, capitano. Capitano. Stiamo affondando, se non l'avete notato. Ma infatti stiamo affondando, perché rompete i coglioni in questa maniera? Capitano, imbarchiamo acqua. Capitano, siamo un po' nella merda, capitano. Capitano. C'è presente l'acqua, no? A fondo. Quanto sono belle le ossa, minchia. Ok, non ho ben capito dove cazzo devo andare. Ancora non si va. Senti, stiamo affondando. Esimi a testa di minchia. Se vuoi affondare, affonda. Va a rompere la minchia. Niente, tutti rompono i coglioni. Che cazzo? Ce l'ho ovunque. Signori, ma devo fuggire o devo resistere in questa stanza? Perché se devo fuggire non ho ben capito da dove posso fuggire. La parte della fuga non l'ho ben capita. Tira le bombe.
capito, mi fa tutta l'animazione, però... Fa tutta la cazzo di animazione. Me lo piace la giusta legge. Ho capito, ma c'è l'acqua. Di niente. Scusi! Madonna, l'avete visto quello che si è trasportato? Fanculo però, fammi prendere le munizioni, non c'è niente! Fammele prendere e poi mi spari! Cazzarola! Non è vero, ho premuto. Che miseria se non molla. Stiamo affondando, esimia testina di minchia. Penso che inizio a... a tentare il fattore resiste basta. Poi capì. Disastro. Ok. No. Nuota, Drake. Nuota. Nuota. Sei ribaltato tutto. Affondiamo, capitano. Capitano. C'hai presente, capitano, la barca, no? Affonda. Hop. Hop. L'è affonduta. Ecco. Chiuditi dentro. Che è più meglio. Che boh. Ma sì, facciamo entrare più acqua che è più meglio. Yeah.
che siamo in una situazione di merda, no? E la situazione di merda stai esagerando. Risposta! Sposta che muoio soffocata. Ok. Diciamo che oggi siamo più sfortunati del solito. Non ho ben capito dove devo andare. Cioè mi puntava qua ma non c'è un fa. Non ho capito dove dovevo andare. Manda. Non ho capito. Ah, e dai, mi doveva partire il coso. Ma io che però ne so. Ma che ne posso sapere? E beh, mo ho capito. Scendi giù, stavo provando tutti i tasti, non mi ci mandava. Ma io come faccio a sapere che lì c'è qualcosa? Prima ci sono passata, non mi è apparso il cosino. Vai, vai, vai Nathan. Però un po' di culo sulla Nathan, ok. Ritiro tutto quello che ho detto. Culo, non sappiamo cosa sia. Penso che Nathan non giocherà mai a Gatta e Vinci, cioè è inutile. Ah, ma credo che doveva andare giù, c'era l'acqua che scendeva. Scusate, errore mio. Ah, quindi non devo andare lì. Allora non ho capito. Ah, la corda rossa. Ma non l'avevo vista, non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto assolutamente caso. C'era una corda rossa gigantesca. Oddio, Nathan, non ti preoccupare. Tranquillo, continua ad andare tu. Che succede? Niente. Qual è sopra? Ci sto a capo in cazzo manco io, Nathan, non ti preoccupare. Nonna che salti spastici. Che l'importante è che troviamo ancora i tesori. Bene di qua. Ops. E io ho saltato per non ti eri aggrappato prima. Ma allora dillo che me lo stai a fa apposta, Nathan. È un po' spastica questa sequenza. Certo, il 50% ce lo metto io, Però pure Nate non mi sta aiutando in questa sequenza. Questa concordia, la ragazza che ti manca. Non ti buttare giù. Ecco, vai piano piano, non fare come prima che vai e ti butti giù. Pianissimo. Tira di su. Bene. Coraggio. Finalmente mi va bene ora. È che... Cosa pensava di fare con l'ascensore? Ma è stupido. Dio! È
Peggio di così non può andare. Stai zitto, Nate. Stai zitto, per l'amor del cielo. Stai zitto. Ma dove devo andare? Lì? Ma non ci arrivo, cioè. Solo l'uomo ragno. Scegli secondo me dove devo andare. Che lì è l'unica cosa. Non me posso aggrappare. Ma che c'ho? Ma che vola, Nate? Infatti non vola. Dove dovrei andare? Non ho capito. Peggio di così non può andare. No. Invece sì. Secondo me è lì. Certo. Proprio lì. Certo, perché se scendo così via, mi cade addosso. Che culo. Certo, perché se scendo così, vabbè, se scendo come ho fatto io, no. Ok. Io ero arrivata allo stesso risultato tuo. Avevo preso una bella botta e ero uscita. No, non va bene. Durum. Non è possibile, c'è niente. Ah, strozzetto. Ci si vede all'inferno, Habibi. Habibi. Habibi lo dice a tua sorella. Che brutta morte. Pazza figlia di puttana. Brutta morte. Corri, Nate, corri! Lui è morto, lui non può essere sopravvissuto. Addio! Ti fidi di un certo? È in mezzo al mare, adesso mi mangiano gli squali. Dalla mia di Nate. E invece no. Mi sveglio su una spiaggia deserta. Dio, che bello. Col condor. Via da qui. Beh, comoda. Non è molto deserta. Questa è la vera storia del Titanic. In realtà si è salvato Drake. Come andiamo? A posto, eh? D'accordo. D'accordo, sì. Sì, sì, capisco. Potresti richiamarmi se ci fossero novità. Oh mio Dio. Non ci credo, non può Devo essere. Andare. Nate. Ehi. Pensavo fosse meglio evitare. Smettila. Questa volta ti avevo dato per perso. Stai bene. Lui torna sempre. E Sally? È vivo. Oh, mio Dio. Ma l'hanno preso. Cosa? Come l'hanno preso? Dove? Chi? Sono in una carovana diretta nel deserto. Dobbiamo andare. Ehi. No. No, non è... Non è così semplice, forse. Hanno almeno 2 giorni di vantaggio su di noi. Non li raggiungeremo. Ma dobbiamo provare. Senti, io ho un piano. Invece Elena c'ha un piano alla fine. Faccela. Addio, Sally. Stanno preparando un cargo all'aeroporto. Lanceranno le provviste sulla carovana. Dobbiamo salire su quell'aereo. Esattamente.
Elena. Sai che questo significa paracadutarsi, vero? Beh, lo abbiamo già fatto. Appunto. Ok. Ora mi berrai un bicchiere d'acqua, poi possiamo andare. No, 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 no. No, no, il mio contatto all'aeroporto dice che l'aereo non decollerà prima dell'alba. Tu, nell'attesa, cerca di dormire un paio d'ore. Sì, ma lei non chiede che cosa ho fatto, dove ma sono stato. Non è più un Se cazzo. Cambia qualcosa, mi chiama. Se Elena ha un piano, direi di farne un altro, a prescindere. Avresti fatto tutto questo da sola? Per Sally? Ma certo. Non ci chiede niente, lei. Mi non frega un cazzo. Lo so. Intendo che... So cosa intendi. La botta in testa che ha preso. Vedi, è proprio la botta in testa che ha preso. Mi spiace. Lo so. Neanche io oggi la darò dead. Ma io pretendo di sapere che cosa è successo fra di loro, perché si sono lasciati. Li abbiamo lasciati nel 2, che erano tutti felici e contenti. Eccolo lì. Ok, tieni. E non mi ha ispirato Red Dead Redemption 2. Proprio di non doverla usare. Lo so, ma dobbiamo agire in silenzio. Se ci vedono salire a bordo siamo morti. L'ho seguito fin dall'inizio, poi quando ho visto uscire i primi gameplay ho detto non è per me. Troppe cose a cui devi stare attento. Forse passando per l'edificio. Okay, poca libertà. Idea. Solleviamola. Il cavallo che inciampa, quello. No, no, ce l'hai? Ok. Bene, abbassiamola. Boh. Ok. Quindi stiamo andando a rubare, a infiltrarci almeno nell'aereo cargo che ci porterà da Sally. Sì, ma Elena non ci ha chiesto che abbiamo fatto, dove siamo stati, perché siamo stanchi. Non ci ha chiesto niente. Continuiamo a prendere botte. Marta. Tutto bene? Sì. Sì, tutto a posto. Sì, ora lo finiamo. Possiamo uscire da quella finestra. Ma dobbiamo arrivarci. Ma dici di farlo questo capitolo? Se la metto in folle, possiamo spingere. Vai, vai. Io spingo, tu sterzi. Ma lo facciamo questo e poi stacchiamo per finirla la prossima live? Oppure mi conviene staccare adesso? No, giocare. L'ho giocato. Quanto e manca? La parte di infine del calcare mi è piaciuto. Hai provato a cercare le chiavi? Continua a spingere. Ok, tienila ferma, ci salgo sopra. Forza, bello, bello il Fame House. Molto bello. Aia, cazzo, le mani. Oh, che male. Mi è piaciuto molto. Boh, non lo so, pure quelle che scene in cui cavalchi col cavallo ore e ore, c'è la gente che parla. Io mi innervosisco su Red Dead, lo so. Mi conosco e da quello che ho visto ho capito che mi innervosisco su Red Dead. Wow, guarda che bestione. Lucas, bellissimo. Aspetta un attimo, apro la porta. Stai attento, ok? Sento la mia porta. In che senso? Quale porta? Quale porta? Ma che male, ma si sarebbe... Un uomo normale avrebbe perso le dita.
Ma lui è Nathan Drake. Forse ho sentito qualcosa. Avete sentito? Li vedo. Che place. Sì, l'apro la porta. Ma sentire nessuno? Silenziosi come... Giù, giù, dietro di te. Silenziosissimi. Donna, ma che bordello fa sto vicino a pompa. Buonanotte, Adam Cole. Grazie mille di essere stato con noi. Hai finito. Grazie mille. Op, 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 op. Cioè, sentire nessuno. Complimenti che ho appena mira. Ma che l'avete notato che ho sbagliato a prenderlo? Che si è visto? Secondo me non si è visto. Non ho visto nessuno. Dai, qui era. Era proprio da tesorino qua. Ce lo potevano mettere. Che non l'hanno messo davanti. Io persi. Dai, si è teletrasportato. Olè. Stai bene? Sei tu? Non mi ha sentito nessuno, eh? Nessuno, t'a posto? Sì, possiamo fare come prima. Ok. Di nuovo la macchina. Oddio, che bals. Sarete state, qui spingo la macchina. Ma Final Fantasy VII l'ho visto. È un gioco per me super action, nuovo combat system per Final Fantasy, tanta roba, però molto deciso molto di risparmiare i soldi. Ho deciso di risparmiare i soldi. Bella, che si sono uccisi da soli. In teoria si sono uccisi da soli. Bellissimo. Bellissimissimo. Quassù. Me l'hanno detto. Mi hanno detto che hanno fatto una cosa di dividerlo. Penso un po' per il tempo, un po' per i costi anche di realizzazione. Proprio. Dobbiamo cercare di passare restando in silenzio. Ah, ci penso io. Oh, merda, ci hanno scoperto. Oh no, ci hanno già scoperto. Ah, addio al fattore sorpresa. Ops, fattore sorpresa, addio. Scusa Nate, non ho capito, credevo che avessi detto agli esplodere tutti quanti. Che place. Già fatto. L'ho tranciato tutti quanti. Più o meno tutti quanti. Premi. Vai, che non mi ha visto nessuno. Vieni qua. Ma dove è scappato? Ma non l'ho visto dove è scappato. Ha bisogno di risparmiare i soldi. Che non è che andavo a nothing che era vestito da Cloud o Sephiroth. Kenny Omega, Double Nothing, era vestito da Kirito. Tesoro. A Double Nothing era vestito da Kirito. Tesoro. Comunque però si è vestito una volta da Cloud.
Ciao Aliard. Ma infatti si c'era originale quando ero ragazzino. 15.000 lire da una bancarella. LOL. Che cos'è? Oh, merda. Ci hanno scoperto. Già, addio al fattore sorpresa. Nel senso che se si fosse... Nate! Ah, Double Nothing 2. Ah, ma sicuro. Sicuro che... Primo... Cioè, adesso che è uscito... Final Fantasy 7, Kenny... Che cos'è? Entra nel cosplay, sicuro. Attento, Nate! E quindi compriamo? Compriamo Final Fantasy? Subito? Cazzo, cioè prima è andata benissimo, ma un disastro. Domani c'è Dynamite, certo che domani c'è Dynamite. Che domande fai? Il numero? Sono tornato, merde! Bentornato, Nutella. Cercando di fare le cose stealth. Non li faccio stealth io, nessuno. Come faccio le cose stealth io, nessuno? Oddio, raga, abbiamo fatto stealth. Non ve lo vorrei dire, ma questo a casa mia si chiama stealth. E quelli? No. Merda, ci hanno scoperto. La stealth. Addio al fattore sorpresa. Dai! Solo perché ho sbagliato a lanciare una granata. Ma questa è un'ingiustizia. Dai, non è vero. Non è vero. Sì, faccio io la reaction. Oliard, che è diverso. Tento Nate. Dai, era perfetto. Dobbiamo liberarci subito di loro. Tieni giù la testa. E vabbè, arriviamo tutti, ho capito. Granata. E gli hanno dato strage, anche se in questo momento io non riesco più a fare un cazzo. Ci deve essere domani, se la connessione fa capricci. È che se la connessione fa capricci lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Sento qualcosa. Ci hanno scoperto. Già, addio al fattore. Ma chi, sorpresa. Chi ci ha scoperto? Dove? Dobbiamo liberarci subito di loro. Tieni giù la testa. Ma non ci ha visto nessuno. Merda. Elena, spara ogni tanto, cazzo. Spara, ragazzi, spara! Ehi, che stai facendo? Non lasciarmi indietro! Affanculo, Elena! Elena, spara meglio!
voglio, cazzo. Ah. Eh no. Oddio. Spara. Oh merda. Qualcuno ci ha lanciato qualcosa. Oh mamma. Oh mamma, sono tanti. Elena, spari per favore. Aspettate che qua la situazione è complicata. Oh merda. Ci famo con lo spasso che sta tutti a Elena. Elena, fa qualcosa. No, Tate, basta fare le cacci in qua. Mamma Elena, che cazzo fa, è inutile sta donna. Avevi qualche dubbio? No! Iniziamo il gioco al suon di Elena! Porco! Elena! Elena! No, no, no. Elena! Eh? C'è ancora la musica, c'è qualcuno. Dio, Elena! Sei inutile! Donna salta! Oh. Oh. Senti, dov'è che devo andare? Che non ho ben capito. Dobbiamo arrivare a un aereo. Dov'è l'aereo? Come si arriva all'aereo? Dov'è l'aereo? Ma cos'è in realtà un aereo? Secondo voi? Dov'è? Che è questo aereo? Guardo dall'alto e non vedo nessun aereo. Elena, puoi anche sparare. Ancora, che vuol dire? Ma se, cioè, credevo che era lì. Era tutto illuminato. Aspetta, aspetta. Ah, ho capito. Eccolo, eccolo l'aereo. Guarda che bestiolino. Brum brum, sono un aereo. Guarda che bestiolino. Dobbiamo muovere il culo. Stanno chiudendo tutto. In avanti sembra libero. Già. Allora, arrivo in cima e poi ti aiuto. Bene. Coprimi, ok? Oh Dio, se mi copre Elena, signore, alla fine. Ehi, ma che... ma cosa stai... Elena, ascolta. Diavolo, lo sapevo che avresti provato a fregarmi. Non... ti prego. Ma vieni con noi, magari ci rimani. Siamo onesti. Questa è un'impresa disperata. E quando ho rischiato di perderti... Non mi perderai. Non voglio che succeda mai più. Ah, ecco perché ti sono lasciati. Quindi prendi quel fuoristrada laggiù e vattene da qui. Ora che puoi. Perché lei rischiava di morire. E vabbè, che gran perdita. Non ti resta molto tempo. Vai. Insomma, lei non gli dispiace più di tanto, eh. Vabbè.
E dice, vabbè, se proprio devo salvarmi la vita. Ma come faccio a prendere l'aereo al volo? Secondo me ho fatto una stronzata incredibile. Non deve arrivare alla pista. Dillo che non la sopporti più. E vabbè. Fa qualcosa, non c'ho più niente per sparare. Ok, adesso ho qualcosa per sparare. Corri, corri. Corri, corri, corri. Ma sì, come facciamo a prendere un aereo al volo? Cioè, scusatemi, non è normale. Eh sì, e mo come faccio a prendere? Mi attacco alla coda? Piglialo, 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 piglialo. Cioè, come dovrei fare per salire? Scusatemi, c'è un problema di base. Sì, e poi dalla macchina cosa facciamo? Hey, déjà vu, eh? Già. Corri, corri, che devo saltare sull'aereo. Ma non puoi. Ma come cazzo si fa? Comunque è la sua salvata il culo. Ma vabbè, ogni tanto è utile. È in minoranza rispetto al fattore inutilità. Oh, ok. Signori, mi faccio un altro capitolo. Mi sono gasato. Facciamo un altro capitolo e fermiamoci al 18. E abbiamo levato anche oggi Elena, che bello! Se la prossima live viene quarta cosa non fa niente. Oddio, ce l'hanno già presa. Vabbè. Ma sei esagerato? Perché sono corti corti quelli dopo, Felix? Oh, ma che sei matto? Oh, matto! 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 Di giocare. No, ho ben capito che minchia devo fare, però insomma va bene. No, facciamo un'altra live anche se diventa un po' corta, fa bene. Vai 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 vai.
Andiamo. Oddio, finiamo qua e torniamo a Crash. Oh no. Grazie per aver volato con noi. Oh, oh. Ce l'avevo dietro, me ne avevo. L'ho dimenticata di uno. Dio, si spostano. Vabbè. Che cazzo però. È proprio rotto. Bemmo. Io non ho capito. Quindi non so cosa dire. No, vabbè. Grazie a Dio. Capito, ma noi siamo. Credevo che era un filmato. No, no. Si mette male. Ruba il calì. Siamo in una situazione di merda! E poi siamo in mezzo al deserto! Come ci arriviamo da Sully? Vabbè, penso che qua abbiamo toccato il fondo della sfiga. E niente, mi sa che qui è top per chiudere. Bello.